Signore e signori, capitolo 8, la tomba di Harry Avery. Direi, se ci pensi, quando Avery sbarcò qui, era già stata abbandonata. Immagino di sì. Madonna, che grafica. Sulla testa, questo è un buon nascondiglio. No, che ha appena giocato a Watch Dogs, quindi capite bene la differenza. Che è successo tra te e Rafe? Non lo sopportavo più, e penso che la cosa fosse reciproca. Stavo ancora elaborando la tua morte, mentre lui era frustrato, non trovava il tesoro. Quando me ne sono andato, penso fosse sul punto di uccidermi. Immagina cosa ti farebbe adesso. Non voglio nemmeno pensarci. Ok, possiamo scendere di qui, sì? Non ammazzarti, grazie. Sam, ascolta. È spietato. Più di quando ancora lavoravamo con lui. Non lo so, non mi convinci, ragazzi. Lui però va lì. Devo dire che qualcosa c'è da fare, però magari laggiù dietro c'è qualcosa. Sì, anch'io. Un motivo in più per non avere rimorsi di coscienza. Ce ne merito, cazzo, fantastico. Scendere. Sempre veggente io, eh. Ok, forse ce la facciamo. Signori, mi mancava in diagonale. Giuro, mi mancava. Dovrebbe reggere. Ah, bel colpo. Ok, giù, 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 giù. A posto. Cos'è questa roba? Attrezzi per gli scavi. Shoreline? Cosa? Shoreline? Ma non erano solo alla cattedrale? Sta giù! Ecco, ci hanno visto. Bellissimo. Buono! Vabbè, sono un coglione io. Ciao. Grazie. Altre munizioni. È andata. Ah. È andata, ma io non penso sia finita qui, eh. Sai? Sembra ci stessero aspettando. E che stiano cercando lontano dalla cattedrale. Io c'ho questa sensazione qui. Per raggiungere subito il cimitero. Esatto. Madonna, com'è The Last of Us, ragazzi? Come è The Last of Us? Quando andavi con Ellie sulla neve, bla 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 bla. Ecco, è quello. Pensavo di morire. Dove siamo finiti? I monaci avevano diversi alloggi, ma il principale era accanto al cimitero, ovviamente. Una posizione invidiabile. Attrezzature della shoreline. Almeno non ci sono soldati. Che c'è da fare di qua? Questo a cosa serve? A sfondare la porta? Aspetta un secondo, Qua non abbiamo visite, vero? A parte la porta, che la devi aprire a fa' la porta? Se qua sopra ci puoi comunque andare. Più che altro mi chiedo dove tu debba portare quel carrello. Ok, è quella porta che va aperta. Adesso ha senso. Scommettiamo che... Eh sì. Dinamite. Fa attenzione con quella roba, ok? A posto. Sicuramente ci avranno sentito. Un bel casino. Speriamo non abbiano sentito. Beh, speriamo che si confonda con le altre esplosioni. Guarda, c'è un passaggio sul tetto.
Ho capito, quello va portato là. La cassa gialla però va fatta passare lì. E senza dinamite io la vedo dura. Ci sarà altra dinamite da prendere, spero. Appunto. Pieno. Ehi, vieni a dare un'occhiata. Devi darmi il tempo. A posto. Via. Ehi, buttiamola per uscire da quell'edificio. Vai, lancia giù. Ho capito un po' il funzionamento di sta cosa. Dai, su, forza. All rigged. Via di qua. Grazie, cassa gialla. Sanamente all'esplosione della seconda porta ci hanno sentito, non della prima. Vabbè, ragazzi. Uno è là, uno è lui, un altro è lui. 4. Ma saranno anche più di 4, ragazzi. Sicuro. Perché c'è anche lui. Fuori. Dai coglioni. Come hai fatto a ammazzarlo così? Com'è fisicamente possibile? Ok, sono in 4. Mi piacerebbe tirargli la dinamite. Mi piacerebbe tanto. Ma tanto, eh. Tu dove vai? In un posto dove non vorrei tu andassi. Ma che... Zitto. Qui ancora niente. Nessuna traccia. Stesso per me, nulla. Vado da questa parte. D'accordo. Via. Vieni qua. Meno male si muovono. Pensa stessero fermi. C'è chi lo fa, eh. Buono. Munizioni a K47 servono sempre. Ragazzi, oh, lo sto facendo in maniera anche assai magistrale per ora. È vero, potrei essere un pochino più rapido. Ma sti cazzi. Uomo a terra, buono. Sparpagliamoci, perlustrate ogni lato. Viva le armi silenziate, ragazzi. A Sam quello. Uff. Come fa a non vederlo? Oh, gli altri dove vengono gli altri? No, di là, devi andare di là, devi andare di là. E vaffanculo. Addio, raga, oh. Mai star tranquilli. Un secondo. Che devo tornare al principio, capito? E muori. Hai imparato nuovi trucchi, vero? Via, 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 via. Ne ho uccisi più a calci che con le armi. Questo la dice lunga, purtroppo. E ciao.
Niente. Ai 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 ai. Ai ai ai, caramba. Senti a te, Sam, che fai rumori molesti. Però sei coglione. A posto. Vuoi tanto sapere chi c'è rimasto? Lui. Lui lo prendiamo da dietro. E ciò. Dovrebbero essere tutti, credo. Posso portare la cassa di là? Bene, ottimo lavoro. Ok. Nice. Sì. Very nice. Andiamo prima che qualcuno venga a cercarli. Spingi. Oh. Eccoci qui. Vai. Bene. Forza, andiamo. Dove andiamo? Ovviamente qua. Andata. Dietro. E avanti. Buono. Tu. No, cacchio. Non è che va di là, cioè va lì su, può darsi, eh. Via di qua. Sì, di potercela fare? Mi prendi in giro? Ti ho insegnato io come si fa. D'accordo, allora vediamo. È tutto molto bello, però poi... Hai visto? Hai poco stile. Ho capito. Un altro dondolio e ci siamo. Non crollare, per favore. Sam, c'è una scala che non riesco a raggiungere. Ok, aspetta. Arrivo. Aspetta, vai. Forza. Spingimi. Madonna, io morirei lì sopra, morirei raga, morirei davvero. Crolla. Forza, ti tiro su. Di qua. Dai. Anzi, è finita. Ah, grazie. Bello, Hogwarts. Un po' diroccato. Un paio di salti da qui. Ah, non portare sfortuna. Andiamo. Ma sicuramente incontreremo altri bastardi per la strada. Me lo sento, raga. Me lo sento troppo. Però è divertente. Boom. Vai. Aspetta che ci anda su, se no giù si muore. È troppo divertente. Va dove ti porta il denaro. Che cinismo. E non hai sentito il resto. Vado a pisciare mentre tu istruisci la recluta. Poi cos'è successo? Ha sedato la rivolta? Grazie a noi l'ha contenuta. Ma una volta finiti i soldi, beh, non avevamo più motivo di restare. Ok. Buono. Buono così. Gli affari sono affari. A me basta menare le mani. Ci vorrebbe un colpo di stato. Non di... Se ne prendiamo una testa ci sto. Se no, se te stai fermo.
Bravo! Però dimmelo prima. Mi fai cagare addosso per nulla. Con effetto di iniezione di erba alta, il corpo non sarà visibile agli altri nemici. Top. Ok, andiamo avanti. Tutta l'erba alta, vabbè, Assassin's Creed parte 2. Voi avete preparato il sito? Il cimitero è pronto per la visita del riccone. Non si fermano un attimo. La signora pretende risultati. Fuori subito. Hanno trovato qualcosa? So che hanno riesumato qualcosa, ma non conosco i dettagli. Per ora sono loro. Questo gioco mancano le armi silenziate, raga. Assist. Aspetta. Che succede? Mi senti? Bello, nell'erba. Buono così. Vabbè, questa è una motion capture ripresa palesemente da Uncharted. Vieni qui, bello, vieni. Vabbè, se vuoi essere preso così a me sta bene, eh. C'è anche un altro lì. Ok, aspetta. Vediamo che intenzioni c'ha questo. Giù. Aspettiamo che l'altro vada nell'angolino di prima. Aspetta che ce n'è altri. Che palle. Troppo rischioso, ragazzi. Troppo rischioso. Raggiriamo l'ostacolo. Un altro. Però non è scavalcabile questa parte qua. Dura, tosta. C'era un'arma buonissima lì. C'è 6 colpi, ma mi sa che è tostissima. Cioè che è stronza. È proprio stronza bene, eh. Ok, per ora ne ho individuati 4. Il ciò significa tutto e niente. Riuscissi magari a farmi trovare qui dopo quando viene. Aspetta, cos'è stato? Vai a vedere. Sicuro, bro. Giù, momento di sparire. Niente di interessante. Qui siamo a posto. Ma se adesso sono così scemo io. No, chiedo, eh. Allora, lui è lì. Fammi fare 2 calcoli. Lui è lì. Si deve girare per forza. E invece fa tutto meno che girarsi. Aspetta, forse? Però è una bruttissima posizione. Va necessariamente preso dal dietro.
sono. Ma sei un coglione, sei un coglione. Giù, via. Così spariamo. Spariamo nel senso voce del verbo sparire. Perché non sono mica scemo che mi faccio vedere così, eh? Siamo al sicuro. Ok, io penso sia uno dei migliori stealth che abbia assaporato fuori da Assassin's Creed questo. In maniera proprio assoluta. Uno dei nostri a terra! Un momento. Ne hanno ammazzato un altro! Devono essere vicini! Aspetta. Merda. Alla colonna! Merda, boom. Due colpi sono un po' eccessivi, però vabbè. Dovrebbero essere finiti. Per forza. Oh. Invece no. Ma come posso non prenderlo di qua? Andiamo. Fammi pensare un secondo. Qua non ci posso andare, vero? Ovvio. Pareva strano. E allora su di qua? Merda. Avanti, sono qui. Ne ho preso uno. Bravo. Sai come ti vengo a prendere io così? Tentativo. Grazie. A posto. Ci siamo. Stato movimentato. Uno ci avrà sentito di sicuro. Forza, diamoci una mossa. Ok, signori. Next. Vediamo se al castello di Edimburgo lì ci saranno altri cazzi nel culo, ma credo proprio di sì. Puoi saltare? Bene. Già capito dove devo andare. Opp, allungato la mano, quindi siamo al sicuro. Qua sopra non ci va. Però può andare qui. Dietro quelle mura. Cos'è una gru quella? Non possiamo saltare questo burrone. Scende. Eccoli. Ho rischiato di saltare in aria e quel coglione mi ha pure fatto la ramanzina. Dovevo stenderlo. Quel tizio guida l'intera squadra. Hai idea di cosa ti potrebbe fare lo dì? Eseguivo solo i suoi ordini. Ok, ma come ben si riesce? Uno, due, tre. Mi farebbe a pezzi. Esatto. Prendi fiato e fai due passi per calmarti. Quel maledetto arrogante ora vuole insegnarmi il mestiere. Ok, buono. Però quello sorveglia troppo, capito? Finché paga, a me sta bene così. Pensi che vedremo Drake? Nadine... È troppo lì. È troppo. E i suoi amici. È quello che speriamo tutti. È vero che potrei sfruttare il bordo. Occasione. Buono. Vede il corpo? Se non vede il corpo siamo a posto. Non ho visto il corpo. Ottimo. Buono lì. Giù nell'erba. Deve essere così silenzioso che mi viene da essere silenzioso pure a me. Incredibile. Vabbè, dopo tutte le volte che ci siamo cagati addosso della Last of Us, proseguiamo. Io credo che questo sia veramente il meno.
Sam, proseguiamo, sì, però... Dove proseguiamo? No, davvero, dove proseguiamo? Qua casco di sotto. Tempo zero. Però forse c'è una soluzione. C'è una soluzione. Che è questa. Esatto. Sam, di qua. Perfetto. Buono. Su. Che questo ti permette di fare una cosa. No. Ho capito cosa ti permette di fare, ma l'abbiamo fatto male. Già. Sono stato al punto di partenza perché ho preso male le misure. Succede, ragazzi, succede, succede. Torna qui. Torna qui, torna qui. Dammi un attimo. Ora ci torno lì. Su. Via. Che... perché sei fermo? Cioè, dimmi qualcosa, no? Allora vaffanculo. Ok. Bastava saltare, sono un coglione. Cioè, secondo me è un glitch. Perché so non si spiega. Beh, ora qui mi pare anche abbastanza easy. Oh, cazzo. Buono. Lo farò anche. Ok, meglio del bungee jumping. Hai mai provato di qua. Il bungee jumping? No, ma questo è sicuramente meglio. Io non mi fido, quindi faccio così. Dunque, è così che hai trascorso questi anni? Saltellando fra le rovine? Sì, e collezionando proiettili. Esplosioni, pugni, calci. Va bene, ok. Pugnalate. Buono. Donne, gli avvelenamenti di Uncharted 3 sono tanta roba, E adesso? Adesso ho capito. Questo. Minchia, che ginocchiata, oh. No, però è figo. È fighissimo. È absolutamente fig. Cosa cazzo ho detto? Ce l'abbiamo fatta. Non proprio. Dobbiamo arrampicarci ancora per superare la gola. Però siano finite le discese. Ho le mutande piene di ghiaia. Soluzione non metterle. No. Ok, qui è evidente che non ci possa andare. Però qua sì. Pelà. No, giro di là. Si sa mai. Sopra. E mo? Che famo? Ho capito. L1. Aspetta, aspetta. Là. Buono. Si solleva. Terraggio perfetto. Coraggio. Ma
ci è arrivati. Bello. È questo l'Hogwarts d'Edimburgo o no? Le casse, vuol dire che c'è qualcuno. Guarda che posto. Benvenuto al dormitorio di Sandisma, il sepolcro di Henry Avery. Cerchiamo la tomba. Questo potrebbe essere un indizio. Ma le date, no. Beh, una in meno e altre 1000 da controllare. Ok, sciabole incrociate, teschio e ossa incrociate e le date 1659-1699. Se trovi... 200 anni prima che nascesse il Milan. Abbiamo vinto. Bene, ora profaniamo qualche tomba. Ci sto. Profaniamo qualche tomba a Tomb Raider. Che letteralmente vuol dire profanatore di tombe. Ehi, ehi, dove vai? Prima voglio controllare qui. Ah, ok. Non è che ti stai mettendo nei guai? Cosa probabile, eh? Conoscendoti. Le tombe sono qui. Non rompere i coglioni. Però mi pare che non ci sia tanta alternativa se non dare retta a lui. Vabbè, era ovvio, però mi sono dovuto dare una possibilità, ecco. Esatto. Io penso che aprendo le tombe si apra anche la chiesa. Oh. Sono uscito dal cimitero. Qua che c'è? Oh, le spade co- vediamo. Turner. No. Date diverse. E appunto. Allora, spade Grey? La data è corretta, ma le spade sono rovesciate. È quella sbagliata. Fammi vedere un attimo, forse è quella là. Esamino oggetto. Spade in giù. 1659, 1699. Allora, lì le spade sono giù. Qua c'è una spada sola. No, niente spade incrociate. Non è lui. Lì però le spade sono giù. Ma mi sa che le date. Bella croce celtica. Ma non ci interessa. Teschio, spade. Potrebbe essere questa. Le spade corrispondono. Anche le date. E anche l'anno. Sam, vieni. Hai trovato? Guarda, Benjamin Bridgman. Lo pseudonimo di Avery. Eppure il teschio ha qualcosa di strano. Sembra estraneo alla lapide. Già, ma soprattutto questo non è il sigillo di Avery. Come no? Il teschio dovrebbe essere... di profilo. Giallo. No, ecco. Che cosa? Oddio. Ecco il modo per entrare nella chiesa. Da parecchio ne sono brutto. Andiamo. Guarda. Vediamo che abbiamo qui. Ok, adesso scendiamo negli Assassin's Creed più beceri che ci siano. È una cripta. Questa è un Assassin's Creed Brotherhood Remake. Segreta. Immagino che la porta sia stata aggiunta dopo. Per nascondere il bottino. Incrociamo le dita. Va bene, qua che c'è? Gesù Cristo. Dal completo. Gesù. Disma a sinistra. Il ladro pentito. Gesta sulla destra. Il ladro cattivo. Ah. Avery aveva un debole per Sandisma, eh? Avery si considerava un ladro gentiluomo. Saccheggiava e ammazzava solo i pagani non britanni. Ah, una specie di lanterna. Ehi, ciminiera! Qui serve il tuo accendino. No! Ehi, rispetta i miei vizi. Dovresti rispettare i tuoi polmoni. Grazie, padre Duffy. Addio, ha dato fuoco a tutto. Niente male.
La luce arriva dall'altra parte della parete. Quindi? Dobbiamo andare di qua? Bene, diamo un'occhiata. Ah, posso orientare le luci. Ehi, guarda un po'. Aspetta. Ok. Ho capito. Le può ruotare e spostare, ma diciamo la distanza tra i due fuochi rimane sempre quella. Wow, collega i puntini. E quindi l'altra per forza sarà quelle. Quei due rimanenti. Dato tutto troppo per scontato. Sai, penso proprio che tu debba allineare entrambe le luci con una stella. Sì. Così va bene. Ah, dimmelo prima. Ma non è che manca luce in un punto? Il che ci sta, eh? Grande, ce l'hai fatta! Vaffanculo però. Millimetri. Ok, vediamo che succede. Apriti, Cesare. Minchia. Tesoro sbagliato. Che palle. Bel panorama, ma nessun tesoro. No, ma le vedi quelle croci? Sì. Ehi, ma è una caverna, lì sotto. Sì, penso che Avery ci stia indicando la strada. C'è solo un problema. Andando di qua, torniamo verso la cattedrale. E torniamo da Rafe. Merda. Quindi tutto indietro? Tutto inutile. Come lanciarti, ragazzi? Trovi i tesori. Ti fai un culo così per niente. Quell'infetti, quell'altro che beve e diventa Gesù Cristo. L'altro tesoro che affonda. È tutto così, ragazzi. Tutto così. E risaliamo allora. Lo sapevo. Bene, perché è proprio lì che dobbiamo andare. Però andare là, non è un soldato, non sarà una cosa easy. L'ho visto. Ok. Mi fare questo prima di tutti. Via. Dalle palle. Ora appena si gira, via lui, anzi via lui adesso. E si gira in questo senso, pensavo si mettesse di faccia a noi. Shh, ora dormi, trofeo guadagnato, benissimo. Ripeto, per me i trofei li potrebbero anche rimuovere dai giochi, però quando li prendi sono comunque soddisfazioni. Tanto li prendo tutti argento io. Scusate, tutti bronzo. Gli argento li prendo per finire la storia. Giù dai coglioni. Giù dai coglioni mi è garbata però, eh. Originale, devo dire. Facciamolo girare e poi lo andiamo a prendere.
anche lui volendo. Preda assai easy. Per ora sono in 4, ma secondo me sono di più. Però già averne, infatti, sono in 5. Come gli assedi, sì. Va bene, fatti fuori già 2, buono. Ho visto qualcosa. Attenzione. Basta con questa musichina di Tommy e Jerry. Tutto libero. Per poi, perché ho detto Tommy, Tommy non lo so. Ho visto qualcosa muoversi. Cos'è stato? Lì non c'è niente, eh? Qualunque cosa fosse, ora non c'è. Ok, forse come preda è più conveniente quello lassù, sapete? Però non so come raggiungerlo. Quindi direi che forse quello che viene in qua è il più appetibile. Ripeto, non ho idea come abbiano fatto a non vedermi, ma così è stato. Via dai coglioni. Ma che... Cazzo! Ho calcolato male i tempi, va bene. Non c'è problema. C'è un altro che non abbiamo individuato prima. Bellissimo. Io te ti devo far fuori per forza. Ehi, qua giù c'è un cadavere. Ok, buono. Buono. E ti vengo a prendere così. Ah! Però ogni tanto darvi uno scossone non è male, eh? Così cominciate a vagare come degli imbecilli. E mi fate solamente un favore. Comunque sì, se me l'ho visto, grazie. Via. Giù. Sono rimasti in 4. Minchia, erano 4 un quarto d'ora fa. Disponiamoci a griglia. Ci vedo. Disponetevi a griglia, non vi preoccupate. Al resto ci penso io. Dietro. Qualcuno contro. Occhi aperti, qui c'è un'altra vittima. Ci hanno perso. Cazzo, sono ancora qui. Madonna, raga, non finiscono più. Aspetta che è raggiungibile, buono, 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 è raggiungibile, aspetta. Vieni qui. Beh, man mano che diminuiscono poi si fa più easy la cosa, ovviamente.
Guardo le spalle. Ok, momento di andarsene, di Andersen. Però due li abbiamo fatti fuori, il che non è male. Sono rimasti in quattro. Vieni qua. Via. Rendiamo le cose meno complicate di quello che sono. Dimmi che siete in tre, perché io non ne posso più. Ma vi immaginate averli fatti fuori tutti in combattimento? Che roba. Da manicomio. Ok. Si è girato. Giru. Ho trovato i bersagli. Fuori uno. Scusa Sam, però l'ho ammazzato. Oh, okay. Funzionato. In effetti potevamo anche giocarcela meglio. Fanculo. Andiamo ad aprire la porta. Praticamente ammazzato è lui che parla tranquillamente, bellissimo. Ok, allora la porta. Siamo rimasti lì. Vabbè, si sono fatti desiderare, però buon combattimento, ragazzi. Bello, mi è piaciuto tantissimo. Altro che quelli frustranti degli Uncharted, la Nathan Drake Collection. Sì. Ok. Avanti. Come andiamo? Oh, alla grande! Speravo di trovare il tesoro là dentro, ma sarebbe stato facile. Troppo, vero? È sempre così. E poi c'era quella cosa delle costellazioni. Sì, magnifica. Ovviamente è ironico. E di qua? Sì. Sulla tavola, sperando che non crolli. E salta. Non finisce più sto capitolo, signori. Su, là e via. Wow. Cioè, non ci siamo ancora arrivati. Vi rendete conto che non ci siamo ancora arrivati? Ci vuole portare? Beh, se è da riordine, noi obbediamo. Ragazzo, com'è la situazione? Ehi, Sally. Stiamo andando bene, ma il tesoro è più vicino alla cattedrale di quanto pensassi. Accidenti. Cosa vuoi che faccia? Beh, tieni in caldo i motori. Presto saremo di ritorno. D'accordo. Aggiornami. Contaci. Prima vanno uccisi tipo altri 3781 nemici, però saremo di ritorno. Ok. Via. La pugna in arrivo. Li sento. Ancora. Inizio a sentirmi a disagio. Proprio tu dovresti essere il primo ad apprezzare questa calma. Nessuno vuole un altro caso a Port Moresby. Evita di parlarne, visto che non c'eri. La gente denuncia massacri inesistenti solo per fare... Ma vorrei farlo fuori adesso. Vogliamo quel tipo di pubblicità. Non ci serve la concorrenza di altre compagnie rivali. Sai che c'è... Lasciamo perdere. Ne parlavi tu. Ho detto lascia perdere. Come vuoi. E dai coglioni. Ok,
Buono, goloso, golosissimo. Oddio. Merda. Vieni, se c'è coraggio, vieni. A posto. Ovviamente non sarà finita, vero? E avvicinandoci alla cattedrale ne incontreremo sempre di più. Ehi, vieni, c'è una scala. Renditi utile. Ti aiuto a salire. Ok. Accidenti. Non riesco a prenderti. Lanciami il rampino. La corda. Aspetta. D'accordo. Vediamo cosa c'è in quella struttura di legno. Di qua. Tesoro. Scatola di peltro con uccello canterino. Ok. Mi sa che nella struttura di legno Sam non c'è una beata minchia. A parte il tesoro. Ehi, ho trovato qualcosa. Ecco, fatto. Quanto pesa? Cosa stai cercando di fare? Voglio aiutarti a salire. Abba buono. Grazie. Dici che l'hanno costruita ai monaci? Impossibile. Sembra un sistema di carrucole. Per sollevare tesori a volontà. Per sollevare qualcosa. Come ho fatto a non pensarci? Noi vogliamo tesori a volontà. Romanticone. Bullshit. Tutto molto bello, ma quelli prima da dove sono venuti? Domandona. Aspetta, c'ho un'idea. Ok, ce l'ho. Potrebbe essere così. Niente, spingi. Ancora uno. Devo scendere ancora un po'. Riproviamo. Cuyuna. Lui scende ma ha una bocca. Ci siamo forse? Che roba. Oh, ce l'abbiamo fatta, finalmente. Ehi, qui c'è un appiglio. Sto arrivando. 10 anni dopo. Avevo troppa paura di morire. Oh, sto congelando. E adesso? All'avventura? Ok, forse non è stata una grande idea. Pensavo di andare in mare per finire il capitolo, invece no. Non è finita qui. Vabbè, qua ti ci sei spiattellato, quindi buona. Oh, merda. Arrivo. Che spasso. Risparmia le forze. Non abbiamo ancora finito. Vai strada. Vediamo Regga. Dentro ci sono i sassolini, vero? Ok. Speriamo sia stato. Merda. Qua. Salta, arrampicati. Buono.
Aspetta, prima di buono. Vabbè, era ovvio che succedesse. Stava andando tutto troppo liscio. Troppo, troppo liscio stava andando la cosa. Nathan! Qua giù! La roccia! Ha ceduto! Lo sai, hai il talento per far crollare le cose. Sopra... non si era capito. Quarto capitolo di sta serie. Se l'ha capito. Stai bene? Sì. Come ti dicevo? Sì. Dai, resisti. Provo a vedere se c'è una. E non c'è. Probabile. Però c'è quello. Non tutto il male viene per nuocere. Aspetta, fai prendere un altro po' di rincorsa. Ok. Perfetto. Salto più le mani. Se tutti quegli anni a Panama. Ci cazzo. Aspetta. Ti aiuto a salire. Lui bello beato lassù. Capito, eh? La bella vita. E andiamo. Ci siamo a fondo? Senza di me. Ora sarei a casa a bere cioccolata calda. 5 anni? In questo momento non vorresti una cioccolata calda? Beh, in effetti, sì. Allora, non rompere i coglioni. La vorrei anche la cioccolata calda, ragazzi. Ed è aprile, praticamente. Cavolo. Posso calarmi, vero? Sì. Fare questo, va. Poi dopo ragioniamo. La tempesta si avvicina. Rimasto troppo nel sud adesso. A differenza di voi rettili, ho il sangue caldo. Ma se viene lui poi. Perché non c'è un modo per attirarli, che due coglioni. Vai lì. C'è qualcuno, eh? Ti copro le spalle, China. Sono qui. Cazzo. Data, via di lì. Aspetta, calati lì. Ok, buono. Son coglione io. Però almeno uno l'ho fatto fuori. Questo a casa mia si chiama essere stronzi, lanciare le bombe così a tradimento, eh. Dove sono? Vabbè, sono rimasti in tre. Via, giù anche te. Sono in tre, in quattro. Chi è da dietro? Quel coglione lì? Dammi le munizioni che ti vengo a prendere. Via. Posso atterrare? Sì. Aspetta, mi faccio vedere per te. Ok, dovrebbero essere tre. Però mai stare certi. Aspettiamo che finisca la musichina. Non puoi nasconderti per sempre. Dove diavolo sono andati? Forza, meglio dividerci. Li abbiamo trovati.
attenzione. Bravo. Via. Dai, coglioni. Resta giù. Buono. Via. Tutto tranquillo. Spero che siano finiti. Già. Che poi potevamo andare in caverna tranquillamente, ma vabbè. Dettagli. Ehi. Attento. Potrebbe diventare instabile. Mercenari. Ma da Rafe non me lo sarei aspettato. Ehi. Sorry. Microfono. Se fosse l'unico supporto a reggere il tunnel. Io chiederei scusa. D'accordo. Vai. Finisce più, ragazzi. Finisce più. Finisce più. Visto? Tutto liscio. Sì, per una volta. Ok. Buono. Ok, so dove andare, ho capito. Bravo lì. Ti sembrano robusti? Abbastanza. Oh. Mi ha letto nel pensiero. Ehi, qui può essere pericoloso. Aspetta, calati lì. Italiano oggi proprio non mi viene, ragazzi. Hai detto tu. Grazie. Okay. Madonna, l'ho visto morto. L'ho visto morto, ragazzi. L'ho visto morto. Ci siamo a sta tomba? La tempesta peggiora, a che punto siete? Stiamo morendo dal freddo. La grotta. Sì, potremmo restare isolati per un po'. Non preoccuparti. D'accordo, allora vi aspetterò alzato. Va bene, ci sentiamo dopo. Ci siamo, abbiamo allungato parecchio. Vediamo cosa ci ha lasciato Avery. Non vedo l'ora. Questi idioti della Shoreline erano a due passi dalla porta. Sì, ma per me siamo i primi a... Ma in realtà abbiamo ammazzati tutti, quindi ovvio che non ci arrivano. Magari ci sarebbero arrivati in forza di tentativi. Le statue di Sant'Isma ci sono. Le scale nella roccia, pure. Nathan, credo si tratti di una grotta pirata. Oh, una porta. Ci siamo. Ah, così pare. Vieni, guarda qui. È un po' viscido. C'è una specie di maniglia. Spacciamo il dito in una figa. A tirarla. Cosa? E se è una trappola? Ormai sei dentro. Che potrà mai farti? Mozzarmi una mano? Ti regalo un uncino. Dai, forza, tira. Un uncino. Ok, proviamo. Bello. Ehi, era pulita. Guarda, guarda. Decorazioni interessanti. Agli uomini retti il paradiso eterno. Agli uomini empi un destino d'inferno. Beh, Avery era più bravo come pirata che come poeta. Questo non è di Avery. Che intendi? Guarda. È il pirata di Rhode Island. Thomas Tew. Sì, ma non può essere lui. Questo è il suo sigillo, ma Tew morì attaccando la flotta del tesoro con Avery. Sì, o almeno è quello che ci raccontano. Se questo è davvero il sigillo di Tew, allora vuol dire che è coinvolto anche lui. Ma come? Gran bella domanda. Capitolo 9. Gli uomini retti. Chi sono questi tizi? Ora me lo segno, trofeo guadagnato, ovviamente bronzo. Penso che Avery o Thomas Tew vogliono solo spaventarci. Per fortuna siamo cacciatori di tesori navigati.
Per fortuna. Ok ragazzi, alla prossima volta. Capitolo 9.